Quattro colpi di pistola esplosi contro un'abitazione al quartiere Santeria ieri sera è scoppiato il panico. Erano circa le 21.30 quando ignoti hanno rivolto l'arma da sparo contro la casa di Angelo Stuni, 64 anni, di Brindisi, un appartamento al primo piano di Piazza Raffaello. L'uomo non era solo, con lui anche i suoi nipotini che fortunatamente sono rimasti illesi. I proiettili sono stati esplosi all'indirizzo della finestra che si trova nel soggiorno. I colpi hanno attraversato la stanza e si sono conficcati in una delle pareti, sfiorando miracolosamente nipotini e nonno, rimasti così illesi. Allertati subito le forze dell'ordine sul posto i carabinieri del comando provinciale di Brindisi per i rilievi del caso. I militari che hanno estratto le pallottole hanno accertato che si tratta di proiettili di pistola calibro 22. Tutto da chiarire il movente del gesto, se sia stato fatto a scopo intimidatorio o se fosse mirato ad uccidere qualcuno. Ora i carabinieri stanno conducendo le indagini, tenuto anche conto dei precedenti penali di Angelo Stuni. L'episodio di ieri sera sembra simile a quello accaduto domenica sera a Rione Sant'Angelo. Alcuni proiettili sparati per strada avevano mandato in frantumi la finestra dell'abitazione di un pensionato 61enne. Per questo episodio però indagato per tentato omicidio il genero dell'uomo Luca Ciampi, 31 anni, che avrebbe agito per vendicare un torto subito dalla moglie anni addietro.